start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Four Tales, un gioco, un card game basato su una storia, storia dai risvolti imprevedibili appunto dovuti alla, diciamo, casualità delle carte. E ho deciso di farlo un po' allo sbaraglio, nel senso lo scopriamo insieme, per un motivo molto semplice: il gioco ha ottime recensioni, ma è completamente in inglese, quindi vediamo subito la comprensione e ne tiriamo, diciamo, delle prime impressioni insieme. Iniziamo. Voglio cancellare questo perché è una partita già iniziata, ma voglio giocarlo iniziata da 2 secondi, insomma. Iniziamo un nuovo gioco e vediamo cosa succede. Un patrono misterioso. Volpain ha bisogno di soldi per aiutare suo padre e i minatori locali. Il suo amico Leo dice che c'è qualcuno in città con un lavoro molto pagato. Allora, Volpain, ok, va bene. Ok, adesso inizierà a spiegarci le meccaniche di gioco. Benvenuto a Four Tales, un gioco d'avventura dove tu progredisci combinando carte ed esplorando i mazzi. Non sarà, da quello che ho capito, un costruttore, diciamo, di mazzi questo gioco. Vediamo. Allora, questo è Volpain, il nostro biglietto per una vita più semplice. Un ultimo lavoro e i nostri giorni di furti di mele dal market saranno solo un lontano ricordo. È quello che tu hai detto l'ultima volta. Quindi, chi è questo tuo contatto? Il suo nome è Timothy. Dice che ha lavoro per persone come noi. Ah, praticamente qua siamo al mercato, ok. E questo è il mercante di mele. E sei sicuro che lui può pagarci? Perché io potrei fare davvero con le monete ora. Potrei fare davvero delle monete ora. Non preoccuparti, ha promesso una buona ricompensa. Dovrebbe essere di più per aiutare tuo padre e i minatori con i loro problemi. E per me, per ritirarmi, diciamo, in pensione in anticipo. È solo un piccolo, c'è solo una piccola difficoltà per tracciare in città qualcuno. Dovrebbe essere in giro. Ok, buongiorno a te. Uccello giovane, insomma, sarà un modo di dire. Come posso aiutarti? Ok, questi sono. Stiamo cercando qualcuno del nome di Timothy. Ah, vedo, è un vero segreto, insomma. Penso di aver sentito qualcosa su di lui l'altro giorno, ma purtroppo la mia memoria non è più quella di una volta. Va bene. Ok, posso chiedere come posso farti tornare la memoria? Ok, un qualcosa per mangiare qualcosa potrebbe aiutare, tipo 5 di cibo potrebbero essere sufficienti. Ah, ok, qua vedo delle carte. 5, è abbastanza per alcuni giorni. Ignora il mio amico qui. Ok, allora, questi sono i due che stanno parlando al mercato. Hanno incontrato questo e stanno cercando Timothy. Abbiamo queste carte risorse, da quello che ho capito. Abbiamo uno e ce ne mancano 4 di cibo, infatti mi sembrava che non ne avessimo 5. Una tipica zona del gioco è composta da 3 a 6 location, le carte piazzate sul tavolo. Puoi imparare di più passando il cursore sopra una carta. Alcune volte, premendo col tasto sinistro sulla carta, ti permette di avviare un dialogo o una reazione dai tuoi personaggi. Prova da te. Sulla carta sinistra con il beggar ti ricorderà che cosa vuole. Ok, praticamente lui dice: ok, vorrei del cibo, perfetto. Va bene. Sì, si stanno facendo un botta e risposta. Hai 2 tipi di carta d'azione a tua disposizione: le skill card dei tuoi avventurieri. Ok, eccole qua, dovrebbero essere queste. E carte consumabili, che sono queste. Il target ti offrirà una spesso una card di location, ma non sempre.
Quando tu trascini sopra una delle tue carte, il possibile bersaglio è evidenziato con un box, diciamo, di aiuto. E ti dirà quello che succede se la giochi. Così presta attenzione a cosa è evidenziato e ai consigli che escono. Se tu piazzi il tuo cursore sopra gli elementi del tavolo, saranno evidenziate le azioni con cui tu puoi giocare. Ok, anche il contrario, insomma. Prendi un momento per esplorare le tue carte correnti e vedi che cosa puoi fare per recuperare il cibo per poi procedere. Allora, praticamente questo è Rallying Cry. Ok, queste abbiamo tutte le carte, ma al tempo stesso vedete che se passiamo su queste carte qui possiamo andare a giocare. Questo è il mercante di mele. Vediamo se ci clicco sopra. Mele fresca, fresche mele. Ok. Ok, vabbè, ma noi dobbiamo cercare questo tizio al mercato. Vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo questo. Una chiamata alle armi che recluta potenziali alleati. Anni, questo è On the Scent. Anni nell'ambiente selvaggio hanno reso Leo, che Leo è il leone, insomma, la tigre, quella lì. Un tracker, un cercatore di tracce con un'ottima abilità di fiuto sul cibo. Questo invece è senso di sopravvivenza. C'è cibo ovunque se tu sai dove cercare, dove guardare. Nimble Hands, quando tu sei nato con niente, devi rubare per sopravvivere e se sei fortunato sopravvivi a lungo abbastanza per recuperare il cibo abbastanza bene. Peppery Diversion, la via perfetta per causare commozione cerebrale, immagino, o incapacità ai nemici in combattimento. E questo è Evil Drop. Puoi imparare molto se tu prendi tempo per fermarti e ascoltare. No, io farei questa abilità qui, me la gioco al mercato. O questo, no, me la cerco al mercato. Vedete che qua ci muove in una next location, no, mi dà più di 2 di cibo e ci muove comunque in una next location, quindi otteniamo 2 di cibo. Ok, andiamo a 3, giusto in tempo, stavo morendo di fame, ma non ci serve per noi il cibo, mannaggia. Vabbè, abbiamo una nuova location. Una regola molto importante da ricordare: puoi solo giocare una carta per location. Ok, infatti è cambiata la location. Alcune volte trasformerà la carta bersaglio in un'altra carta, ma la maggior parte delle volte tu consumerai la carta e viaggerai in una prossima carta. Ah, ok. Una carta standard usata tornerà al fondo del mazzo dell'Exploration Deck. Ok, sarà riempito con... Sì, ok, pescherà una carta dal mazzo. Puoi finire le location, però non, cioè, diciamo, non puoi finire le carte del mazzo perché vengono riciclate. Ok, è interessante. Allora, qua abbiamo un distretto dei poveri. Distretto dei poveri, noi abbiamo questa carta qui nuova. Un colpo mortale in combattimento può uccidere i nemici. Io posso giocarla adesso, scusate un secondo, ma provo a svoltare la partita, perché vedete che quando io passo su questa carta qui di combattimento, sulla carta di questa persona, e quindi non sulla location ovviamente, perché in questo caso la useremmo qui recuperando niente. Usandola su questa potremmo recuperare 4 di cibo e un oro. Però esce anche, vedete, quel combattimento lì. Combatti contro due creature. Cioè praticamente stiamo facendo un'azione riprovevole, ma io ci voglio provare. Questo è il nostro datore della quest, quindi non lo possiamo toccare. C'è anche quella coroncina lì che mi fa pensare. Quindi proviamola qua. Abbiamo recuperato uno d'oro. Cioè abbiamo ucciso il tipo delle mele? Meglio andarcene prima di essere catturati, anche perché abbiamo due nemici che presumibilmente sono le guardie, ma soprattutto abbiamo preso questa carta col teschio. Allora, da ora
Su entrambi i lati sarai automaticamente attaccato dagli opponenti. Ok. Se non c'è nessuno di fronte. Allora, aspetta, devo capire. Ok, puoi giocare una carta per avventuriero. Ancora, se non vuoi giocare carte, puoi usare l'Auto Battle Token, che è questo. Una delle ostilità che ha un potere speciale. I poteri speciali sono dimostrati dal token, dal gettone di legno. Ok. La potenza dei nemici può cambiare durante la negoziazione. Ok. Se tu passi sopra una creatura, vedrai una descrizione dettagliata dei suoi poteri. C'è una carta di abbattimento veloce dei nemici. Il numero dei red token in basso a sinistra rappresenta la vita. Ok, porta alla 0 e la creatura sarà morta. Il numero vicino alla spada è il punteggio d'attacco. È il numero di punti vita che toglie ogni round alle creature direttamente opposte. Quando inizia a combattere, il numero in alto a sinistra, che è questo, che non c'entra niente con la spada, è il livello della creatura. È molto importante, piuttosto importante, perché il valore. Ok, è importante perché è il valore rimosso dal nemico, dal morale del nemico, quando la creatura è rimossa dal combattimento, in un modo o nell'altro. Ok, in un confronto ci saranno uno o due combattenti per lato, per colonna. Ok, solo la creatura di fronte prenderà danno dall'auto battle, quindi prenderai danno uguale alla somma degli attacchi negli opposti. Ok, creature sulla retro possono essere solo afflitti da carte azioni. Ok, quindi non dall'attacco semplice. Allora, praticamente che succede? Abbiamo i due nostri combattimenti, i nostri due combattenti che fanno un danno e anche loro fanno un danno. Se facciamo l'auto battle si attaccano solo di fronte. Quindi io posso. Allora, loro attaccano di base. Posso scambiarli, ma non cambierebbe assolutamente niente. In alto c'è il livello. Vediamo se abbiamo delle carte apposta. No. Vedete questa carta qui? Ok, questa può essere interessante. La possiamo giocare. La lanciamo su questo. No, o su entrambi. Un nemico è stato rimosso dal confronto, in pratica. In molti casi sottrae il suo livello dal morale. Ok. Ok, praticamente quando il morale giunge a zero, i nemici se ne vanno. Il livello del nemico e il numero in alto a sinistra. Sì, ho capito. Praticamente ha perso uno di morale e se ne va. Li abbiamo storditi entrambi, quindi a questo punto possiamo pensare di attaccare. Credo di. Ah, ok. Praticamente qua abbiamo l'elenco delle carte di uno dell'altro. Ah, questo è solo per l'attacco. Questo è. Ok, interessante. Questo qua può attaccare. Vediamo se ho capito bene. Ok, no, non posso farlo. Lui lo può fare. No. Vorrei capire come attaccarlo. Auto Battle Token. No, questo? Il morale token, no. Voglio capire gli scambio. Ok. E lui potrebbe attaccare, perché con una di queste carte qui potrebbe attaccare, no? No? Scusami, ma lui. Le immagini sono bellissime. Provo l'auto battle. Infatti. Ok, abbiamo battuto le due guardie, abbiamo guadagnato questa carta qui che voglio capire che cos'è. Penso che abbiamo abbastanza cibo ora, perfetto. Vediamo, andiamo, torniamo da quel tizio. Abbiamo praticamente ucciso il tizio che vende mele.
Questo cos'è? Aspetta, questo è Grimm, quindi furti, assassini, violenza e azioni contro la legge. Una reputazione come questa garantisce rispetto dai fuori legge e praticamente ti rende un pochino così nei confronti della legge. Qua abbiamo un vecchio pozzo e c'è il token della guardia, un gruppo di rappresentanti della legge. Ok, no, voglio andare da questo. Voglio usare il cibo. A lui. E gliene diamo 5, ce ne sono. Oh, grazie. Novellino, potrei tradurre Bird, Young Bird, quello che ha detto. Ma certo, dove sono le mie buone maniere? Segui questa strada. E ci ha dato... Perfetto, grazie per il consiglio, amico. Oh, buongiorno a te. Dovremmo seguire la direzione. Ok, alcune volte devi osservare la direzione per progredire nella storia e raggiungere nuove destinazioni. Controlla la descrizione delle tue carte. Questo pezzo di carta, sì. Sì, è quello lì. Allora, praticamente, che succede? Attento, un token ostile sta bloccando questa carta. Ah, come l'altra della guardia, questa qua. Non sarà in grado di giocare altre carte su questa strada sospetta fino a quando non abbatterà quei banditi. Se tu clicchi sul token puoi vedere le creature che formano il gruppo e decidere di ingaggiarle o meno. Molti dei confronti iniziano con una fase di negoziazione. Se hai le risorse corrette potresti essere in grado di scartare questa minaccia senza alcuna violenza. E infatti nelle recensioni ho visto che mettevano appunto in enfasi questa possibilità, quindi poi potete giocare senza uccidere. Noi abbiamo già fatto una strage, ma volevo appunto provare. Se tu non hai bisogno di giocare carte qui, potresti anche evitare ogni conflitto e giocare le altre carte disponibili. Allora, praticamente, noi tecnicamente dovremmo andare nella direzione di Timothy. Dobbiamo andare qua. Qua è un pozzo. Pure destri. No, dobbiamo andare qua. Credo. Quindi, se clicchiamo qua, vediamo. Sono... sì. Engage. Andiamo lì. Vediamo se riusciamo ad evitare il combattimento. Ma forse non c'è bisogno di violenza. Quando tu trascini sulle carte a tua disposizione potresti scoprire modi per evitare i tuoi opponenti. Ok, potresti usare una carta aggressiva. Ah, se usi una carta aggressiva il confronto sarà automaticamente girato, diciamo, in un combattimento. Ma se non hai nessuna carta da giocare o non vuoi giocare alcuna carta, l'autobattle convertirà il combattimento in automatico. Vediamo se abbiamo modo di... No, queste... Sì, non mi è di grande aiuto, a dire la verità. Cioè, non saprei come evitare il combattimento. Cioè, potremmo rubare a quello lì. Questa cos'è? Non saprei proprio come evitare. Ah, ok, usiamo la nostra carta Grimm, mi sfugge che cosa vuol dire, ma in ogni caso giocando questa carta tecnicamente gli dovremmo mettere paura. Quindi la giochiamo. Oh, he's heard of you, all right. Hai portato il morale a zero, tutti... Ok. Abbiamo dato il panico, cioè noi abbiamo probabilmente siamo arrivati lì e abbiamo detto guardate che quel tizio delle mele abbiamo ucciso noi. Infatti sono scappati tutti e non abbiamo neanche combattuto. Abbiamo speso i nostri punti di malvagità, insomma, che abbiamo ottenuto e sono scappati tutti. Fantastico. Adesso
Suspicious State. Non saprei cosa fare adesso. Vediamo se... Ok, usiamo questa qua. Otteniamo un gold. Andiamo lì. Possiamo. Guarda questo. Abbiamo ottenuto un oro. Ok. Leo, cosa? Ho fame. Questa è una locanda. Una locanda rumorosa. Possiamo andare qui e pagando. Non so adesso questa carta qua che cacchio ci devo fare, perché non ho capito, ci sta dando la strada di dove andare. Se usassi il cibo invece qui, questo è un distretto povero, noi diamo questo e guadagniamo 4. Vedete che se la usiamo qui il cibo guadagniamo punti opposti, che sono, vediamo un attimo cos'è adesso, intanto qua la carta cambia e diventano locande tutte e due uguali. Questa è la fama. Abbiamo guadagnato fama che potremmo usare in altre cose. Ad esempio, proviamo il guard token. Questa è un engage, così in modo da accedere al pozzo. Possiamo usare la fama contro le guardie. Sì, meno uno. E non combattiamo nemmeno. Gli diciamo, noi abbiamo una grandissima fama. E la guardia se ne va, abbiamo liberato anche il pozzo. Il pozzo ci dà uno di cibo, ma come possiamo recuperare il cibo? Spendendo, buttando una moneta nel pozzo, guadagnando uno di cibo, uno di fama. Facciamolo, proviamo. Abbiamo speso uno, abbiamo guadagnato fama. Perfetto, abbiamo recuperato la fama che avevamo prima. Sta diventando abbastanza chiaro, eh? Qui è un marketplace. È uscito anche un... Vabbè, ma noi dobbiamo andare qua. Quindi vediamo un attimo se c'è modo di fermarci e osservare. Vediamo, avevo trovato quella bella carta prima. Questa. La gioco qua, in locanda. E vediamo cosa succede. Sembra che ci sia una stanza privata sotto la taverna. Oh, vedete che si appoggia sopra, quindi è un'evoluzione della location. Bladesmith Hideout, cioè un rifugio di un creatore di lame, uno spot clandestino di criminale. Ok, cosa possiamo fare qui? Pagando o usando questa? La fama no, usando questa non possiamo perché non ne abbiamo. Possiamo ascoltare all'interno di questa location. C'è un black market, diamo un'occhiata. Ok, abbiamo trovato il black market. Il black market lo possiamo usare per ottenere qualcosa. Vediamo un attimo, io pago il black market, vediamo cosa succede. Abbiamo ottenuto un oggetto, infatti ci dava un simbolino di un sacchetto per un prezzo ragionevole. Ok. Abbiamo svoltato il black market e ora si è tutto trasformato in una strada sospetta con dei banditi. Allora, abbiamo preso questo, che è un lockpick, che può essere molto utile da utilizzare in determinate circostanze, magari quando troveremo un forziere. Ora abbiamo il token del bandito, del marketplace e della Noisy Tavern. Io voglio provare a fermarmi ad ascoltare e vedere se c'è qualcosa anche lì. No. No, voglio urlare in taverna. In un'altra taverna che abbiamo trovato. Abbiamo trovato, abbiamo guadagnato uno di fama. Abbiamo trovato dei tizi locali molto particolari. La curiosità potrebbe aver ucciso il gatto, è modo di dire. Ok, cosa possiamo fare con sta gente? Usiamo il cibo, gli diamo il cibo, otteniamo due di fama, ma non mi interessa. L'onore non lo possiamo usare, se gli diamo il cibo ci dà 4, no. Potrei usare queste, vediamo un po'. Cioè, scusami, se io uso questa qui... Ah no, ci manda, ci muove a un branco di riottosi, no. Usiamo una skill card, ma il solo effetto è di muoverti alla next location. Ok, praticamente, infatti usciva scritto, non ho buttato via una carta per niente.
perché ci ha solo mosso la nuova location e abbiamo finito anche questa location, però abbiamo preso questo, un tiro mirato. Allora andiamo al token dei banditi, abbiamo dei banditi che ingaggiamo subito, vediamo se possiamo usare la fama per 3-2. Sì, dovremmo farcela spendendo, mannaggia, 6-6-4-2, vediamo se è cumulabile. Usiamo le carte, vediamo quante ce ne spende. 6, vediamo se vale per tutti. Sì, ok, e abbiamo mandato via quelle persone. Una strada sospetta, vedete che se io muovo qua mi dice guadagni uno di gold, ma e basta. Questa carta guadagni uno di cibo e uno d'oro. Sensi, ok, la spendiamo e ci muoviamo. Non avrai mai, non morirai mai di fame se sai se, dove, in che posto cercare. Vediamo cosa si... È tornato il tizio di prima! Almeno uno dei tuoi avventuri, i tuoi avventurieri... è giusto la sua skill, ma potresti usare il rest deck per recuperarle. Ok, sta dicendo che abbiamo finito le carte skill di uno dei personaggi. Fino a quando la carta del riposo ti darà una skill card... ok, cioè praticamente cosa posso fare? Usiamo la carta del furto. Non ha notato niente, poveretto. Adesso vediamo, stanno continuando a uscire più o meno le stesse. Vorrei fare quella del furto anche qua e guadagniamo anche una carta. Ah no, ci hanno beccato in questo caso. Arrivano le guardie. Guardie, guard token, marketplace. Vedete che non ci dà nulla. Solo cambi location. Rubare qua ci dà anche due punti di quelli lì che mi fa incomodo. E arriveranno le guardie anche lì, infatti sono arrivate le guardie. Banditi e guardie. Guardie, vediamo un attimo, facciamo un ultimo scontro. C'è una guardia sola, un cane. Le carte sono bellissime, molto belle da vedere. Usiamo il terrore, me ne serve un 4, e l'onore 2. Uso l'onore ed evito il combattimento. Perfetto, e adesso con i banditi invece... Vediamo quanto mi serve per portargli giù il... allora vedete che qua meno 2, meno 2. Quindi io se uso questa tecnicamente li spendo, ma vanno via questi due e questo rimane, credo. A meno che non rimanga anche questo. No, rimane anche questo. Probabilmente non ne abbiamo guadagnate battendolo e non siamo tornati su per battere questo, credo. No, possiamo farlo. Dovremmo averne indietro un tot ancora, uno almeno. Ma no, è andato via anche quello. Ce l'abbiamo fatta a farli fuori tutti, senza combattere, tra l'altro. Allora, io devo dire, il gioco non è per nulla male. Anche perché l'abbiamo provato insieme e diciamo che ci abbiamo capito abbastanza. Ovvio, in italiano sarebbe più godibile, però è senz'altro un bel titolo. Su Steam è uscito il 15 di settembre e ha un prezzo base senza sconto, adesso è $17.99, ma il suo prezzo base è di $19.99, scontato fino, mi pare, a 25, ma insomma io adesso non so ancora quando vedrete il video, quindi insomma... Se siete appassionati di card game, un po' la End of Fate, se volete, senza la parte, diciamo, di combattimento dove si giocava a combattere proprio in action, potrebbe essere un bel gioco. Questo è senz'altro un gioco apprezzabile, a suo modo anche originale come meccaniche. Approvato, assolutamente approvato. Mi è divertito, è carino. Non so garantirvi adesso se può darvi 30, 40, 50, 100 ore di gioco, perché dipende un po' dalla varietà delle situazioni, però è tutto guidato comunque dalla storia, che tra l'altro stiamo anche praticamente ignorando, perché
possiamo chiedere, ci dà la direzione dove andare avanti con questa storia. Comunque, questo era Four Tales. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.